Gli involtini di zucchine sono un secondo alternativo, un antipasto facile e veloce, ma anche un contorno sfizioso e gustoso, un piatto buonissimo che si prepara in pochi minuti. Gli ingredienti per questa ricetta sono 2 zucchine medie, 30 g di formaggio grattugiato, 5 fette di pan caprè, 50 g di scamorza grattugiata a fori grossi, un ciuffo di prezzemolo, foglie di basilico quanto basta, timo in foglie quanto basta, sale quanto basta, pepe quanto basta, 50 ml di olio evo. Gli ingredienti per la panatura sono 40 g di pan grattato, 30 g di formaggio grattugiato, 20 g di pinoli. Incomincio con lo spuntare le estremità e tagliare le zucchine nel senso della lunghezza, sottili sottili. E ora preparo la farcia. Nel tritatutto metto il prezzemolo e il basilico, man mano il formaggio, sale, pepe, l'olio, il pan caprè. E infine il timo e la scamorza. Trito fino ad ottenere un composto fine e umido. Ho allineato le zucchine sul tagliere, falcisco con il composto appena preparato. Arrotolo il nastro lungo formando un rotolino. Procedo in questo modo fino al termine di tutte le fette. E ora preparo la panatura. Nel tritatutto metto il pan grattato, il formaggio e i pinoli. Trito finemente. A questo punto passo i rotolini nel composto, facendo aderire bene da tutte le parti. A questo punto olio leggermente la pirofila. Allineo dentro gli involtini, irrorò con un filino di olio e faccio cuocere nel forno caldo a 200 gradi per circa 15 minuti. Gli involtini di zucchine gratinate sono buonissime, leggere e croccanti. Vi confesso, ho un debole per le zucchine preparate in questo modo. Per l'assenza di frittura le rende sane e molto appetitose. Anche questa volta mi tocca, devo fare la prova assaggio. Sono veramente deliziose. Se la ricetta è stata di vostro gradimento, consiglio di condividerla sui social preferiti e mettete un bel like. Grazie a tutti, un abbraccio e alla prossima!